Ciao my bro, bentornati sempre qui dal cap, bentornati sempre qui dal canale. Oggi proviamo un mazzo diverso, diverso dal solito, anche perché andremo anche noi in qualche modo alla casualità, perché andiamo a giocare un bel vivente. In questo vivente c'è al suo interno Mr. Negative. Mr. Negative, se ci pensate, raga, partutto non ci azzecca un cazzo, perché alla fin fine sono tutte carte ongoing, tutte carte forti di per sé. L'importante, la combo più importante, ormai la sappiamo tutti, Iron Man e Onslaught, Tribunal Event. E fino a qui non ci piove la cosa. Si può mettere benissimo anche una Miss Marvel, una Mega Red al posto del Mr. Negative. Però l'ho voluto mettere. Perché se ci pensate, facendo Mr. Negative di turno 4, o meglio, anche di turno 3, grazie all'effetto di Ravonna o di Zabu, possiamo andare a pescare magari un Iron Man a costo 0, magari un Super Skrull a costo 2, che alla fin fine Super Skrull ha la funzione di, che ne so, becchiamo un Dark Oak contro, giochiamo Super Skrull e siamo a posto così. Che ne so, anche un Blue Marvel a costo 3. Capito? Poi vi domanderete voi: ma se io gioco Mr. Negative e nella mano non c'ho né Onslaught né il tribunale, si invertono le cose e io perdo punti forza. Sì, questo è vero. Però alla fin fine noi puntiamo al raddoppio di Iron Man. Capito? Noi puntiamo al raddoppio di Iron Man, puntiamo al raddoppio con. No, al raddoppio del raddoppio con Slout, capito? E poi con la combo del tribunale. E poi abbiamo anche Magic per agevolarci in più con quel maledettissimo turno 7. Ora, adesso c'è una grande cosa. Partito tutto che mancano veramente pochi iscritti a diventare a 1000, raga. Cioè, continuiamo a spingere così, ragazzi. Siete dei fantastici comunque. Ora, primo game. Il ragazzo spero non sia un coso, un destroy, altrimenti la vedo molto grigia. Zabu, lo voglio comunque, se permetti, il pescare due carte adesso. Ok. Va bene. Ora, cosa molto buona questa, e cosa molto buona che io faccio, che io farei subito, è Mr. Negative qui. Mr. Negative qui ci permette di fare cose. Bello. Ci vado Cosmo lì e siamo pure coperti noi, in qualche modo. Ora, a me serve veramente tanto pescare le due carte. Io come le pesco le due carte? Con Jubilee, dici tu. E se Jubilee mi gioca Iron Man, io sono fregato qui perché non posso usufruire della mia combo. Però è anche vero che se mi mette un tribunale. No, neanche. Che mi devo mettere? Non la faccio Jubilee, troppo rischioso. Troppo rischioso. E a sto punto, scusami, a sto punto faccio Magic. Non gli faccio pescare neanche a lui. Gilu non giocava. Ok. Ok. Ora, sarebbe una buona cosa, ma sarebbe una buonissima cosa. Bello il tribunale. Giocare Sera qui. Giocare Sera qui e poi fare che cosa? Anche Super Skrull è bello, cazzo. Penso lo faccio il turno 6 Super Skrull, sai? Dove me lo prendi? Va bene anche lì. Va bene anche lì, sai. Va benissimo anche lì. Il problema è la Jubilee, raga, che io non la posso utilizzare. Che mi metti? Bello Silver Surfer lì. La mistica, insomma. Molto bella questa cosa. Vabbè, io gli snappo. Io gli snappo perché io qua vado a fare così. A Jubilee non mi serve a nulla. Anzi, non me lo tengo. Me lo tengo, sì. Mi può pescare o Slout o Blue Marvel o Ravonna. C'è un 33% di possibilità che io peschi la carta che mi serve, ok? Non faccio Super Skrull in mezzo perché poi non posso mettere cosa. Non posso mettere o Slout perché si attiva anche l'effetto di Goose, perché è un Going. No, frate, disastro. Disastro. La testata mutante negasonica. Ok. Guarda che mi ha dato lo slot. Frate, io ti avevo aperto. Dai. 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 E come vinco? Non basta. Ma non basta mai. Non basterà mai.
Oddio, sai che non lo so. Cioè, alla fin fine qua dobbiamo fare 3 punti, regà. Sono 15 punti che noi ci abbiamo. Aggiungiamo 21, 23 punti. 23 punti diviso 3, insomma, sono 7 punti. Cazzo. Sono 7 punti. E non posso vincere. Non posso vincere, ce l'ho gioco quanto per vedere che cosa gioca lui. Guarda che non posso vincere. Cioè non ci credo. Cioè quella cazzo di testata mutante negasonica gli ha salvato il game. Gli ha salvato il game, cazzo. Cioè mi dovevo aspettare che ce l'avesse, sì. Sinceramente me lo dovevo aspettare. Però che cazzo ne sapevo, frate. Che cazzo ne sapevo. Ma ho sbagliato pure io per giocare. Ho giocato Iron Man prima di cosa, del tribunale. Cambiavo tutto, altrimenti frate, avevamo vinto 100%, avevamo vinto quel game, cazzo. Perché io vincevo in mezzo. Capito? Io vincevo in mezzo con Iron Man e poi potevo concentrarmi. Pure una carta potevo mettere lì. Potevo mettere pure lo slot secco lì. E vincere il game. Cazzo. Ma va bene così. Posso dire, va bene così. Ma gli squid sono un problema. Tanto e non quanto. Giochiamo intanto Zabu. Non so se prenderlo e mandarlo al bar, il Nexus onesto. Ok, un altro Silver Surfer, mi stai dicendo, dopo un po' che parole. Star Negative mi gusta. E frate, però, cazzo. Anche se alla fin fine mi serve solamente per Mistica, pur volendo. Skippo. Devo fa. Mister Negative mi sa che se ne va a fanculo per questo game, sai? Perché vado a giocare Magic, vado a giocare Sera. Vado a giocare Onslaught. Poi. Sì, ci sta la combo. C'è tutto qui, è tutto qui. Shuri, ok? Perché gioca Shuri a destra e non al centro? E c'è il Nexus. Come fai? Nimrod. Ok, ho capito. Giustamente c'è anche l'Avatar, frate. Hai ragione. Hai ragione tu. Allora. Ok, Iron Man Mistica il tribunale, ce la facciamo a farla? A voglia. Li andiamo a 3, li andiamo a 1 e li andiamo a 4. Ma anche tribunale. Ok, sì, ce la facciamo. A voglia, no, ci abbiamo anche Ravonna settata poi. Abbiamo anche Ravonna settata. Ok, Garnage. Mi va benissimo. Come perdo? Dici tu contro Snappy, ok. Ma lui che c'ha? C'avrà Lyot. Come che c'ha? C'avrà Lyot. Ha giocato un coglione. Gli ho snappato. Ho capito, frate. Ma mezzo che non mi interessa. Mezzo che non mi interessa questa cosa che mi ha giocato Enchantress, nel senso. Boh. No, se avessi avuto Lyot, sì, sono stato un coglione a contro snappargli. Perché visto che c'era sta combo magica Shuri Nimrod, ho detto io, boh. Ah, che c'è a Lyot nel mazzo. Vabbè, 8 cubi così, de botto, frate. Cazzo mi fai Enchantress, frate? Ma se, boh. Nel senso, basta contare. Basta contare, io potevo fare benissimo sia Tribunale che Iron Man. Ah, comunque oggi annuncio, vi lascio qui sotto il canale Twitch finalmente, che manca tanto così per iniziare a fare le faville. Andate a seguirmi intanto. E io devo anche pescarle, questo è anche vero. Tu mi snappi subito, cattivo, incazzato come una bestia. Vamo, vamo, vediamo che mazzo c'hai, che c'hai, Black Panther, Wong, cose, per l'Avatar, non lo so.
Sono fissato con questa cosa che dico io, boh, sarà collegato. No, destroy, ci vuole rompere in due parti con un destroy. Che ha visto Vale della mano. Ok. Bello Ravon. Giochiamolo. Hulk Buster, ok. Ora. Jupiter possiamo giocare. Ok. Allora, o ce lo togliamo Attilan. E alla fin fine andiamo a pescare tre carte che a noi non ci facciamo nulla. Beh. Sì, togliamolo. Ok. Scusami, tu distruggendo adesso, cioè, puoi ripescare solamente Forge. No? Io penso che lui mi farà distruzione qui con Carnage o qualcosa. E qui come vince? Dici tu aspetti che Wolverine ti va in mezzo. Oh. E sai che non lo so che cosa potrei giocare. Super Skrull, dai. Super Skrull. Intanto ci portiamo avanti, metti che lui mette cose. Guarda, se Wolverine ti va in mezzo, vabbè. Ma palesissimo. Ma palesissima una cosa del genere. Palesissima. Va bene, frate. Come vuoi. Come vuoi. Sera. E Sero Slout. Dai. Facciamo un'altra volta la combo. Guarda là. E lui è messo molto bene. Messo veramente molto bene questa giocata. C'è ancora Venom da giocare. C'è ancora Venom. Ma metti che c'ha tipo una Liot, una Ninza. Ora lui è messo molto bene, voglio. Ok. Ci abbiamo le nostre faccende. Madonna, frate. A me conviene fare lo slout mistica. Ho un 33% sempre di pescare il grande. La voglia. Ma sai che quasi quasi sì. Gioco Iron Man. Metti che non mi dà... la carta che mi serve, ovvero il tribunale, posso fare anche Jubilee volendo. Ok. La cosa è che noi non ci abbiamo brio in tutto ciò. La cosa è questa. Io mi posso aspettare anche uno slout. Ma penso che lui mi faccia nulla. Nulla. Death e cosa? E Deadpool. Jubilee qui. Iron Man qui per forza. Blue Marvel qui. E Zab. Se mi mette Mr. Negative, non lo so. Che dire? Ricordiamo che abbiamo anche Super Skrull, quindi se lui mette Knull, alla fin fine bisogna anche valutare se vince nella location di Knull. Cioè nella location centrale. Cioè, se lui ha Lyot, sicuramente me lo farà sulla Valle della mano, perché penso non sia stupido. E noi come vinciamo? Metti che lui gioca a Lyot lì. Lo vinciamo. A sinistra lo vinceremmo con Blue Marvel. Questo sì. Però boh, frate, è tutto un po' complicato sto game. Vediamo che gioca. Dici, tu mi lasci il campo libero? Frate, il tribunale. Bello che l'hai messo. I am Iron Man. Ta-da! Eccessivo, no? No, il giusto secondo me. Il giusto. Dai, fratelli, abbiamo palesemente rotto il culo al ragazzo. Questa si vince, è deciso, frate. È deciso che si vince. È deciso che si vince. Ravonna in mezzo intanto. Sì, proprio in mezzo l'ho giocata. Lui c'è un junk. Vado a chiudermi io. Vado a chiudermi. Voglia, corro subito.
Corro subito a chiudermi. E bello Iron Man. Facciamo giubbri. E basta. Facciamo giubbri e basta. Bello tribunale. Prendiamo Rio, no? Ok. Va bene così. Mi serve Mr. Negative adesso? Ma sai che quasi quasi no. Capito, frate. Con calma, con calma, con calma. Frate, stai calmo. Stai calmo e la ragioniamo. Sì, ok. Che cosa vado a fare io poi? Vado a fare Iron Man lì. Poi Super Skull in mezzo. No, Mistica in mezzo. Beh, sempre così devo fare la cosa. I am Iron Man. Patriot. Carino. Interessante. Carino e interessante. Mistica. Mistica poi però non posso fare Super Skull. Posso fare Super Skull però, cazzo. E lo farei adesso, sai? Lo faccio, faccio Super Skull e non faccio Mistica. E poi termino con uno slot destra. Teoricamente la voglia, ci sta come play. Lui deve per forza avere un Enchantress per fermarmi sta combo, dai. Non mi interessa, per niente. Abbiamo Prio che non può fare un eventuale Alayot, va bene. Vabbè, se c'hai Enchantress, vinci il game. Altrimenti non lo so come potrebbe vincere. Grazie, ciao, arrivederci. Perché comunque alla fin fine state vedendo che il Mr. Negative alla fin fine il suo lavoro lo sta facendo, capito? Non è essenziale, perché alla fin fine il vivente si può giocare anche senza Mr. Negative, no? Però alla fin fine la sua sporca figura la sta facendo, capito? Ti fa pescare quell'Iron Man a costo zero che tu godi quando lo vedi in un vivente, capito? Oscorp Tower. Bene. Ravonna subito, bella attaccata alle mani. Magic, Mr. Negative. No, Ravonna, Mr. Negative. E sai che c'è, frate? Sai che c'è? Te lo butto anche sulla Oscorp Tower, Mr. Negative. Eh sì, perché è giusto così. È giusto che tu devi prendere, dai. Via, secco. Snap. Il tribunale intanto l'abbiamo pescato, quindi non ci fa niente. E possiamo soltanto giovare del suo effetto. Tranne per lo slot, ovviamente, però poco importa, quello meno uno di forza. Ah, ok, sì, è un Tans. Mi fai la reality subito, così sono a posto? No. Ok. E mo? E mo c'è Iron Man. Mo c'è Iron Man, io posso anche... Ah no, frate, sai, posso far così. Posso far la Magic intanto. Posso fare la Magic sulla Oscorp Tower. Cioè lui ce l'avrà già la cosa. Niente, se la tiene la cosa. Va bene, ho capito. E allora? Allora, se vogliamo vincere questo game, bella Jubilee, capito? Carina Jubilee. Se vogliamo vincere questo game, intanto io faccio Sera. Quanto faccio Sera? Faccio Iron Man adesso. Iron Man me lo tengo. Sì, Iron Man me lo tengo. Va bene. Ok. Me lo dai Oslout? Mi dà Blue Marvel invece. Ok. E frate, io mi chiudo un attimo, sai?
mi chiudo un attimo facendo così, così, così intanto qui. No. Magari no. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Sarebbe male, sai. Ok, non gioca la reality, va bene, ci sta. Bello, bello così. Bello così. Il problema dove sorge? Sorge ovviamente sempre all'ennesima carta, all'ennesima Enchantress. Ci starebbe cazzo un cosmo qui, così ci evitiamo tutte queste rotture, sai? La voglia. Guarda, io intanto mistica la faccio pure qua. Faccio Blue Marvel e faccio Zab. Quindi metti che tu devi usare Enchantress qui, va bene. Ci abbiamo comunque una mistica lì che fa il suo sporco lavoro. Dimmi. Cazzo. Cioè io voglio sapere nella tua mente come cazzo ti aspettava di vincere sto ragazzo facendomi un umilissimo magneto al centro. Senza parole. Sono senza parole. Vabbè. GG, my man. Che dite del mazzo? Vi piace? Non vi piace? Fa schifo? Non lo so. Io posso dire che sinceramente, girato a girato, ovviamente ci sono le volte in cui non girerà mai, ma manco per il cazzo il mazzo, ovviamente. Sì, perché è sicuro, perché sono tutte carte belle potenti. Basta briccare Ravonne e Zabbo, raga. Basta briccare Ravonne e Zabbo ed è tutto un po' più problematico. Però se si riescono a pescare e le carte giuste alla fin fine si possono anche trovare con un'umilissima Jubilee, no? Oppure con Magic arrotondando il turno a 7, si può fare quel qualcosa in più. E il Mr. Negative è utile. Non è scarso, capito? Una valida alternativa a una qualsiasi, non so, Miss Marvel, Omega Red, Cosmo. Può starci anche Cosmo in questo mazza, voglia, questo sì. Raga, provatelo. Vi dico soltanto questo, provatelo.